Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo qualche anno ho riacceso il mio iMac 27 a fine 2013. A differenza di ciò che avete visto voi in anteprima, quando l'ho collegato e cliccato il tasto d'accensione, mi sono ritrovato davanti a un Mac non più aggiornabile e lentissimo. A primo impatto ho pensato: Ma porca miseria! Però visto e considerato che non era più aggiornabile ufficialmente, ho fatto qualche ricerca. Così, dopo essermi accertato che era possibile aggiornarlo, ho deciso di togliere un po' di ruggine e svecchiarlo un pochettino. A few moments later. Installato 32 GB di RAM al posto delle 8 in dotazione e un SSD esterno da 1 TB. Avrei potuto montarlo internamente e migliorare le prestazioni, però non avevo assolutamente nessuna voglia di smontarlo e rischiare di creare dei danni. Così, dopo aver installato la RAM e l'SSD, ho potuto installare Monterey. La procedura è semplice, però richiede un po' di attenzione. Prima cosa da fare, bisogna configurare una pendrive da 16 GB in su per caricare Monterey eseguibile al boot. Quindi la formattiamo in formato macOS o esteso. Nel mio caso ho preparato anche l'SSD esterno dove installare il sistema operativo. Quest'ultimo l'ho formattato in un formato APFS. Una volta finito bisogna scaricare il sistema operativo e OpenCore Patcher. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo avviando il file Install Assistant, che sarebbe il sistema alla fine, il sistema operativo macOS e Monterey. Al termine dell'installazione avviamo il terminale e nella cartella delle applicazioni cerchiamo il file installer di macOS Monterey. Per comodità li affianchiamo. Nel terminale digitiamo il comando sudo, mentre nel file installer presente in applicazione clicchiamo mostra contenuto pacchetto, content, resource e cerchiamo il file create install media. E lo trasciniamo nel terminale. A questo punto facciamo due trattini, attaccato l'ultimo trattino scriviamo volume. Subito dopo trasciniamo l'icona della pendrive, lasciamo uno spazio, altri due trattini e scriviamo attaccato l'ultimo trattino non interaction. Clicchiamo invio e ci verrà richiesta la password del Mac. In questo caso digitate la password e cliccate invio. Per questione di sicurezza non verrà visualizzato nulla. A questo punto bisogna attendere il processo di creazione della pendrive con macOS. La durata del processo può variare in base alla velocità del nostro Mac. Una volta terminato avviamo OpenCore. Qui troveremo vari comandi e informazioni. Come prima cosa possiamo dare che il Mac è supportato, quindi digitiamo 1 e invio. Successivamente digitiamo 2 e invio. In questo caso viene richiesto dove creare la partizione EFI. Nel mio caso l'ho fatta nell'SSD esterno, però può essere fatto anche nella pendrive. Al termine chiudiamo tutto, spegniamo il Mac e al riavvio teniamo premuto Alt.
Ok, nella prima accensione selezioniamo EFI. Nella seconda installa macOS Monterey. Per un'installazione da zero conviene cliccare Installer macOS Monterey. Bene, l'installazione è venuta con successo e come potete notare il Mac è in grado di supportare tutte le nuove funzioni di macOS Monterey. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre, se questo tipo di video vi è piaciuto o siete interessati a degli argomenti specifici, scrivetemelo giù nei commenti, proverò a fare dei video dedicati. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!